Buongiorno, e ho la fortuna di, di avere degli, come dire, degli amici masochisti che oltre a assorbirsi i miei interventi mi chiedono anche di intervenire su alcuni eh, elementi di discussione che vanno molto di moda. Gli elementi di discussione che vanno molto di moda sono quelli della Immigrazione, lo Jussoli, i vaccini, la sicurezza. Eh, mi sono come dire, rifiutato di intervenire su questi temi perché li considero distraenti rispetto a quelli che considero i veri problemi che attanagliano l'Italia e, e dei quali di questi problemi non c'è eh, nessun dibattito a livello politico. E per essere cortese ho detto che ci troviamo, e per far vedere che ho studiato, che ci troviamo di fronte a una dissonanza cognitiva, cioè la quantità di elementi eh, errati, fasulli, è tale ma è così consolidata, per cui eh, accettare nuove interpretazioni e nuovi dati crea dei problemi appunto di dissonanza cognitiva. Cominciamo adesso. Con un intervento di natura lessicale. Gli interventi di natura lessicale, l'abbiamo spiegato anche in altre occasioni, hanno una funzionalità notevole, servono a eh, fare da maquillage ai veri problemi. Nel caso dell'immigrazione, gli interventi di maquillage lessicale riguardano i termini come aiutiamo la casa loro, tolgono il lavoro, eh, che altro. Tutta una serie, non possiamo accoglierli tutti, sempre all'insegna del catastrofismo. Adesso cerchiamo di vedere quali sono i dati veri dell'immigrazione e dell'emigrazione. Qual è il dato che dovrebbe preoccuparci di più? Sono i 5 milioni di italiani che sono in questo momento all'estero. 5 milioni di italiani significa che avendo di solito un livello culturale di diploma e di laurea, significa perdere completamente un 300 mila euro, così viene valutato il costo per arrivare alla laurea di un cittadino italiano, e pare 150 mila per un diploma. Allora, di fronte a questo evento, i problemi invece vengono ricondotti ad altri, cioè sul problema della immigrazione. L'entità degli immigrati è dello stesso numero, sono 5 milioni. Altro dato fondamentale è il costo dell'immigrazione. Ebbene, sembrerebbe, anzi è così: no, sembrerebbe che gli immigrati, le entrate per tasse e contributi pagati dagli immigrati, sono di 16,9 miliardi di euro, c'è un saldo favorevole per l'Italia di 2, ,2 miliardi e 2 perché la spesa pubblica per l'immigrazione è di 14,7 miliardi di euro. Quindi significa che gli immigrati hanno versato in Italia 10,9 miliardi e ne abbiamo spesi di meno. Ma questo continua a essere meno importante rispetto al dato essenziale: la quantità di cittadini italiani che vanno a lavorare all'estero. Questi dati, assieme ai flussi, a tutta una serie di elementi di rilevazioni statistiche, sono a disposizione di tutti. Fra questi istituti c'è la Fondazione Leone Moressa che studia i flussi. Ma. Evidentemente, questa quantità di letteratura scientifica non interessa la nostra classe politica. Qualcuno preferisce informarsi da, da gente come Matteo Salvini. Vi ricordo che possiamo anche fare a meno dei dati veri scientifici e economici, però almeno un riferimento alla memoria ci porterebbe a ricordare che Salvini è la stessa persona della campagna contro il, i meridionali, aveva gli stessi toni e lo stesso tipo di argomentazioni. Salvini fa parte, è un parlamentare europeo e uno dei motivi della presenza degli immigrati in Italia deriva dal fatto che è stato sottoscritto un accordo, l'accordo di Dublino, per cui i profughi o comunque gli immigrati che toccano una, un terreno nazionale c'è l'obbligo da parte della nazione che prima per prima li ospiti di provvedere quindi a tutta un'istruttoria per cui la maggior parte degli immigrati che vengono in Italia vengono perché hanno eh, incontrato questo molo sul Mediterraneo, ma la, il loro indirizzo, la loro destinazione sarebbe la Germania, la Francia, la Svezia. Ma chi ha sottoscritto questo accordo di Dublino evidentemente non aveva conoscenza della carta geografica, nessuno gli ha spiegato la posizione dell'Italia e il carico che avrebbe avuto l'Italia per effetto di questo accordo che penalizza chi è al centro del Mediterraneo. Ma io tornerei al dato fondamentale, agli italiani che emigrano. Nessuno si rende conto del danno grave, gravissimo, non solo attuale, ma anche per il futuro che questo provoca. E nessuno ricorda che le valutazioni che l'Italia aveva una posizione industriale era la quarta potenza mondiale negli anni 70 fino agli anni 90, e dal 92 c'è stato un depauperamento sistematico delle risorse industriali italiane. Adesso in Italia esistono soltanto 4 milioni di piccole e medie aziende, e di questi 4 milioni, solo 500 mila chiudono in utile. Gli altri sopravvivono in attesa che i tempi cambino. Questa non è un'astrazione, una è una eh, strategia sistematica voluta da un sistema che non siamo in grado di gestire. In questi giorni avete saputo di un intervento di salvaguardia eh, che ha, ha cercato di salvare il, la Banca del Veneto. Stranamente, le risorse per questo tipo di problemi di natura bancaria si trovano. Per iniziare invece un'attività che possa dare di nuovo lavoro e occupazione non solo non si fa niente, ma si dice, si afferma che non abbiamo la possibilità di intervenire. L'austerity voluta e decisa dei nostri rappresentanti parlamentari in Europa non dà e non può dare sviluppo. Io concluderei per togliere dalla stratezza di questi numeri. Della quantità di impoverimento dell'Italia in tutti i vari settori dell'attività industriale. Quindi, per cui, quando sento parlare che esiste la possibilità di ripresa e sento parlare dell'1%, significa che dobbiamo aspettare 20-30 anni per recuperare una situazione di dieci anni fa. E vorrei terminare facendovi un piccolo elenco di quali sono i settori. Per cui l'Italia non ha più la possibilità di avere una struttura che sia industriale. Ce n'è per tutti. Possiamo cominciare dalle banche. Cominciamo col dire che la Banca d'Italia è diventata una banca privata e posseduta da 50 banche private. Come privata è la gestione della banca europea. Cioè ci sono dei privati che decidono quanti soldi dare e se darli. Ma anche le banche che erano pubbliche italiane sono state eh, privatizzate. Vi ricordo la BNL, il Banco di Napoli, il Credito Italiano, il Banco di Sicilia, la Banca Commerciale Italiana. Poi esistono anche delle cessioni di titolarità di territorio. Noi abbiamo ceduto territorio ai privati l'edificio della, della Zecca di, di Roma, l'isola la, della Laguna Veneta sono diventati privati, Palazzo Corner a Venezia è diventato privato, la Casina Valadier, la, la montagna delle Tofane, l'isola di Montecristo. Insomma, un elenco di depauperamento sistematico dell'Italia, ma anche nel lusso e nell'abbigliamento. Tutti questi marchi che adesso vi leggerò non sono più italiani: Sergio Tacchini, Leone Piana, Bottega Veneta, Frau, Valentino, Gucci, Safiro, Ferré, Manderina Dac, Dodo, Bulgari, Rinascente, ma anche nel settore della energia, dei trasporti dell'industria di base, la Omitel, la Telecom, la Snam, l'Ansaldo, la Fiat Ferroviaria. La Indesit, l'Italcementi, l'Italia Ceramica Dolomiti, è un elenco parziale che dovrebbe essere, nella, che, ho, che ho cercato di ricostruire così ad orecchio, non è assolutamente esaustivo, dovrebbe essere questo l'argomento principale della politica economica italiana, ma di questo non si parla, si parla di problemi eh, fasulli, come il problema di un'immigrazione resa drammatica da scelte politiche internazionali fatte dall'Italia. Io questo elenco vi consiglio e propongo di aggiornarlo e di proporlo a chiunque, cioè ai vostri o ai nostri rappresentanti politici, di qualsiasi schieramento siano. Voglio che parlino della situazione industriale italiana e del, dell'occupazione. Vi ricordo che in una popolazione che invecchia non c'è possibilità storicamente di sviluppo economico. Credo che possa bastare. Grazie a tutti.